Ed eccoci alla prima volta di Alessandra Todd, candidata della coalizione larga del centro-sinistra, Lucia Chessa, aspirante presidentessa di Sardegna Resiste, di Renato Soru, leader della coalizione sarda, e Paolo Truzzu, candidato unico del centrodestra, negli studi di Rai Sardegna a Cagliari per l'appuntamento con la tribuna elettorale regionale. Per il resto, come ben sappiamo, il sindaco di Cagliari si è chiamato fuori dagli incontri con le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali che hanno preso il via da ieri sera e sono continuate nella giornata di oggi e proseguiranno domani con Confcommercio e quindi con gli appuntamenti di Confesercenti del 15 febbraio e di CNA il 17. Nel frattempo, ieri abbiamo registrato la chiusura ufficiale della 16ª legislatura per l'ultima riunione del Consiglio regionale con all'ordine del giorno il via libera ad una legge sul ridimensionamento scolastico. Era la 129ª norma approvata nel quinquennio in aula consiliare per un deficit di 60 leggi rispetto alla 15ª legislatura, ma con l'attenuante di aver dovuto fare i conti con quasi 2 anni di restrizioni dovute alla pandemia, che hanno portato a molti giorni di chiusura totale del Palazzo di Via Roma. Ricordiamo anche, per dovere di cronaca, che i lavori sotto la guida del presidente anziano Giorgio Oppi hanno preso il via con quasi 2 mesi di ritardo per le difficoltà incontrate da Solinas nella formazione dell'esecutivo. Da lunedì prossimo inizia il conto alla rovescia a meno di 3 settimane dalla chiamata al voto.